Buona mattina a tutti in questa deliziosa mattinata di fine marzo, inizio primavera. Come state da casa? Tutto bene? Vi siete riposati? Noi ci siamo riposati. Adesso siamo pronti a partire con una giornata di partite molto interessanti, forse non il massimo del peso per le rimanenti implicazioni in classifica, perché ormai. Siamo arrivati alla fine, abbiamo poche poche giornate da scremare, abbiamo ancora tre squadre in corsa per quella sesta posizione e soltanto una di loro gioca oggi. Però, in compenso, è la squadra che in questo momento è in svantaggio. Sono i Live Sandbox che sono in questo momento all'inseguimento dei Nonchim Red Force e di Katie per cercare di accapararsi quella sesta posizione. Tra parentesi, ho fatto un inizio mutato. Devi sapere oh. che i nuovi podcaster sono podcaster mutati perché non ah. devono parlare. Devono partire proprio molto basso ma guarda si... penso che si comprendesse comunque la tua energia l'espressività comunque trasmette tutti, tutti i valori che stavi comunicando E giusto per quindi fare un rapido recap giusto più, che più per dare la mia che per ripetere effettivamente far capire cosa stavi dicendo sì è una partita importante quella per il secondo posto perché abbiamo gli Gen.G che allora, potrebbero scoprire di dare è l'ultima Proprio questa la loro, finita infatti. Vediamo direttamente poi un po' il secondo match contro i DRX: DRX bloccati in una losing streak mentre si dirigono verso la fine della stagione contro i Gen.G che trovano una losing streak di 4 match contro i DRX dal summer 2020. I seeding dei playoff sono quasi decisi. Se i geng vincono, i seed dal secondo al quinto sono locati in quell'ordine che vedete: geng, I'm alive, T1, DRX. E la battaglia in salita di Solka, che si è trovato ad affrontare Faker, Showmaker e adesso BDD. Come riuscirà ad affrontare BDD? Come riuscirà ad affrontare l'ultimo di questi sensazionali mid laner? Beh, è una domanda che ha bisogno di risposte e di risposte chiare perché Solka arriva comunque in questa competizione in questo 2021 da praticamente novellino totale e questi tre mostri sacri non sono esattamente come volevi andare a finire la stagione ma però se vuoi diventare uno dei migliori devi battere i migliori abbiamo visto molti giocatori dell'LCK eh, Gideon, Oner, lo stesso Oner dire che volevano dimostrare di essere i migliori e come fai a dimostrare di essere i migliori? battendo avversario, battendo quelli più forti di te. Nel round 2 Damage Share è stato importante perché guardate i il 30.1% a parte BDD il 28.1% di Ruler, dall'altra parte è molto più mitigato sopra sure. il 20% tutte e quattro i ruoli, esclusi il support naturalmente Già, yeah, vero, eh, si vede proprio la posizione, primi in damage share, i midlaner la di carry dei Gen.G, settimi invece i midlaner la di carry dei DRX, ma da parte loro primo il jungler. Piosic l'abbiamo già identificato come il leader di questo team, non soltanto a livello morale, a livello di presenza veterana, ma proprio a livello statistico. È uno dei jungler che riesce a spiccare di più all'interno della propria squadra. Eh. Um, avevo visto un commento ieri che parlava proprio di come ormai i membri dei DRX dell'anno scorso, i DRX del 2020, che ormai vediamo sparsi su diverse squadre dell'LCK, siano molto spesso i membri meglio performanti di quelle squadre di LCK adesso. Abbiamo Piosci che sta performando alla grande qua nei DRX proprio ancora l'unico presente nella squadra abbiamo Keria che sta andando alla grande in ETI One. 1 uh, e Chovi, ovviamente i principali carry di Yamalife e Doran nei KT un po' l'ultima l'ultima speranza la luce nel buio molto spesso per quella squadra una, un team che certo l'anno scorso forse ha avuto una fine un po' come possiamo dire un po' deludente con quell'ulteriore 3-0 subito ai mondiali dai loro eterni rivali quei da Gaming al tempo, nemmeno da Monchia. Ma adesso tutti quei giocatori stanno dimostrando il loro valore, chi di qua, chi di là. E oggi Piosci caro nuovamente un duro compito davanti a sé, perché non soltanto il match matchup diretto contro un jungler d'eccezione come Cleed, ma una squadra che, come abbiamo visto prima, nei Point of the Match, con questa vittoria potrebbe chiudere la propria stagione regolare sul 13-5, confermando quindi la loro seconda posizione. Diciamo, in questo caso, di life stanno alzando le loro mani al cielo per dare l'energia a Piogic. Sicuramente, ciò vi sono lì che dicono: Vai e porta la vittoria. Perché è questo il punto. Piogic, ultimo rimasto, possiamo dire, dei contro il suo diretto avversario Clid. Che, come chiedi è migliore. Ma quando poi vai a vedere tutte le statistiche, dici, Piogic. Ecco il perché, è la colonna portante di questa squadra. Già, cioè, è un uh, giusto leader che sa anche sacrificarsi quando necessario, un KDA comunque nono tra i jungle, quindi non va decisamente a spiccare in quel ruolo, però a livello di DPM, a livello di damage share, la responsabilità che si trascina sulle spalle con quanto effettivamente contribuisce all'aggressione del team è molto alta e questo è... va a rappresentare molto bene quale sia il suo ruolo. Tra l'altro uh, delle ottime statistiche di CSD e XPD 15, quindi la differenza che trova in CS o in esperienza contro il suo avversario allo scoccare del quindicesimo minuto segnala comunque un ottimo early game tipicamente per i DRX, e quella è una statistica che si ricordi abbiamo osservato anche in passato che i DRX molto spesso hanno dei buoni early game, ma trasformarli poi in mid game e late game di successo non è così garantito. Ok, ora siamo pronti per la fase di FAN, andiamo a vedere come si inizia e naturalmente. Vuoi lasciare la ruler Kalista? Vuoi lasciare la possibilità di avere una Champion Pool così vasta? Perché se lasci Kalista, Life può giocarti qualsiasi cosa. Eh, ma ormai i BAN contro i Gen.G li vediamo abbastanza spesso distribuiti su questa Kalista. Questo trash visto che i Gen.G hanno trovato quel grandissimo risvolto nella serie contro i Damon grazie al trash di Life che ha abilitato potenziali carry per lo stesso uh, ruler Qualcosa che ha funzionato molto bene, che non riproposto anche in seguito. Qualcosa su cui possono facilmente basarsi per creare del successo. Vai per il ban di Gnar, vai per il ban di Serafin. Questi sono ban più da Power pick. Gnar è un, diciamo, un pick neutrale che può andare bene sia in winning lane che in losing lane. Serafin l'abbiamo vista, il bis. tutti gli scudi che può mettere, darebbe a Solka veramente un pick importante. Ekarim è uno dei tre main jungler. Possiamo dire anche quello più alla rivalsa rispetto alla triade di Lilia, Udire e Ekarim, lo stesso che è stato bannato. E Piogic va lì e dice: Ragazzi, mi lasciate il mio pick? Beh, l'ha introdotto lui, l'ha inventato lui. Quindi è giusto che adesso se lo prenda lui e vediamo cosa riesce a fare. Però, sì, come hai detto Ekanim, eh forse quello più in crescita, quello che è arrivato per ultimo, ma quello che sta sorprendendo di più in questo momento. Un jungler dall'enorme versatilità, Genji, si mantengono sullo stile un pochino più old school, se così vogliamo chiamarlo per Clid che comunque sembra dare ancora molta preferenza a campioni come Olaf e Nidali quando possibile, ma c'è quella Tristana, Tristana che in che conosciamo principalmente come ormai un bottom laner e Ruler ha iniziato a muoversi su questo pick uh, durante la sua ultima serie, non con grande successo, purtroppo, uh, però è qualcosa che potrebbe continuare a inserire nel suo stile visto che Beh, Ruler ormai lo sappiamo che gli mette tra le mani una Kai'Sa, una Xayah e riuscirà a performare, ma a introdurre sempre più campioni e stendere sempre di più la sua pull soprattutto in questi matchup dove poi gli avversari vanno a prendere Kai'Sa e ormai non è nemmeno questa situazione così ottimale giocare Kai'Sa contro uno di quei tiratori da critico tradizionale. La situazione potrebbe già partire per aiutarti. Infatti l'aveva detto anche Deft ieri durante l'intervista, ormai Kai'Sa base a deft non piaceva ma poi casa ora con il nerf che ha ricevuto la pioggia di Casia. comunque i vari nerf che ha ricevuto non la rendono più quel power pick che o picchi oppure ha perso la partita e dall'altra parte si è avuto piano piano dei piccoli buff proprio a questi tiratori qui diciamo quelli più eh, tradizionali come le nominate anche te e arrivi lì e sono ridiventati così forti sai infatti un ottimo counter pick proprio contro kaisa però tristana Late game carry, fondamentale, fortissimo. Eh, Gragas e Orianna si sono visti due pick. Probabilmente Gragas per Kingen in corsia superiore. Orianna, non vi dico nemmeno dove va a giocare. <ride> Beh, Orianna, sì, ben chiaramente su quella corsia centrale. Gragas mantiene ancora quel potenziale di flex. Quindi i Rex possono aspettare fino all'ultimo per decidere di spostarlo tra la top lane e la corsia inferiore, nella posizione di supporto, ovviamente. I Gen.G, infatti, vanno un po' a rispettare quella possibilità, vanno comunque un Atrox perché non si sa mai, non vuoi lasciare a Kingen uno di questi campioni che sta crescendo anche lui sempre magari un po' abbandonato diciamo in preferenze passate, in setup passati ma ultimamente abbiamo visto degli Atrox avere delle grandi belle performance e eh, non vuoi rischiare che sia questo il caso nel aggiungere altra carne al fuoco del teamfight che i D-Rex stanno preparando vai a prendere Alistar per life, quindi un comodo supporto da mettere che possa trovare engage, ma anche counter engage direttamente nella fase di corsia, e lasci il last pick per Rascal su quella corsia superiore. Quindi un matchup con della top lane che vuoi garantire di avere a tuo vantaggio. Uh, contro Rihanna, prendere Lucian per Solka sarebbe una scelta, secondo me, intelligente. Invece, no, si va per Victor. D'altro canto, anche qui la scelta è giusta. Vuoi avere Wave Clear contro Rihanna, che sappiamo tutti, essere un po' antipatica nella, nella fase di corsia e quindi Victor è un ottimo eh, modo per pareggiare la pressione sulla linea e Sion per Kingen Ecco, Sion è quel pick, a mio modo di vedere, se lo giochi in maniera decente <ride> e dici, ok, vuoi mettermi qualsiasi cosa di fronte? Io comunque so che sarò utile da un certo punto in poi, ma Rascal dice, e se io ti mangio? Gnom, gnom! <ride> Arriva un bel Cho'Gath quindi per Rascal, campione che ci aveva già proposto uh, per l'appunto proprio nella serie contro i Dammon Kia Con anche un bel successo ed è un, uno di quei tank che gioca abbastanza bene contro i tank Perché come hai sottolineato quel banchetto livello 6 danni puri sono potenziale addirittura di uccisione nel trade tank contro tank Che non è qualcosa che vediamo fatto spesso uh, Composizioni molto tradizionali qua da parte delle due squadre, abbiamo potenti carry dalla mid lane e dalla bot lane, abbiamo supporti che possono fare da engage e da come la front lane, abbiamo dei jungler che possono gettarsi in schermaglie, forse Udir con quella maggiore consistenza deve avere quella garanzia della tankosità della sua, ma Olaf ormai in uh, leggera ripresa possiamo dire nelle ultime, nelle ultime patch, negli ultimi aggiornamenti, con uh, adesso la conversione sullo spezzapassi come oggetto mitico praticamente consistente, mentre su quella top lane abbiamo già presentato i due tank, i due, i due grattacieli che vedremo ergersi su quel lato superiore di mappa e forse essere disturbati a vicenda forse dai jungler ma per la maggior parte ci aspettiamo di vederli stoici, incrollabili è arrivato il momento vostro chat e questa volta lo dirò forte e chiaro lo sentirete pure voi che potete dirci la vostra naturalmente hashtag DRXWIN oppure hashtag GCWin, e, e qui la domanda non te la faccio perché sinceramente okay. sono, hai detto, molto tradizionali. Il tank contro tank top, jungler che possono comunque dire la loro, ma che hanno un buon clear bottom laner, che vogliono in teoria andare eh, per il late. Kaisa l'istinto omicida. Sappiamo tutti. Però la giusta domanda è Tristana o Kaisa? Kaisa eh. o Tristana? Quella è la domanda principale. Quella è la domanda che ormai nelle ultime patch sempre più persone si stanno facendo e sembra che Tristana stia emergendo un pochino dal lato positivo di questi scontri. Anche perché la cosa che sottolineo ogni volta che vediamo un matchup di questo tipo, dove abbiamo Kaisa, che è un po' la regina delle vecchie botlane contro gli addiccare da critico, che possiamo dire sono direi delle vecchissime botline oppure di quelle nuove in, uh, in risalita, è che Kaisa ha il grande vantaggio di essere un tiratore assassino. Però, se non riesce a sfruttare quel valore di assassino che ha all'interno del suo kit, io è un mezzo tiratore, alla fine non è un tiratore completo. E se vai a giocartela su un DPS check, io attacco la tua frontline, tu attacchi la mia frontline e chi uccide per primo la frontline dell'altro dell può avanzare sulla backline probabilmente sarà Tristana ad averla meglio in questo caso perché l'itemizzazione da critico ti permette di avere un output di danno molto più consistente, molto più classico e anche se Casey può lavorare su quelle stack di plasma per magari giocare bene contro i tank vorrebbe veramente tanto giocare meglio contro i bersagli fragili e la loro salute mancante. 5 vittorie per Piocic, per farvi capire quanto, e ma ormai se seguite il SK lo saprete a mio dito, quanto questo campione sia... Una cosa sola con Piogic stesso. Rascal invece, una altra cosa che mi faceva che mi interessava è vedere due vittorie e una sconfitta per Rascal con Chogat top. Anche questo è un pick: non dico interessante, quanto più in qualcosa di nuovo. in qualcosa che vediamo meno rispetto a quando Hogat è veramente forte. E l'ultima statistica, prima di passarti la parola, è quante volte però Tristan ha perso? Eh sì, Traestano non se la sta passando benissimo ultimamente. Ma vediamo che comunque molte di questi pick up, molte di queste sconfitte, sono attribuiti a giocatori di bassa classifica. Mentre qua. Uh, ok, life. ok. C'è anche lo sfinimento utilizzo di Summoner's da parte di Ruler e di Becca. Mm, non so, volevano darsi le sante ragioni, ma alla fine hanno ritirato l'acceleratore. A quanto pare sì, c'era proprio una volontà di aggressione Life che addirittura si è fatto avanti per praticamente l'assettare un minion, nonostante stesse prendendo diversi colpi in faccia. Una situazione un po' peculiare su questa corsia inferiore, fin da subito minacce e passi avanti. Questo adesso lascia Life in una situazione un po' scomoda, perché non ha più pozioni o biscotti o modo per attivare proprio i sustain a comando. Deve fare affidamento sulla sua passiva che. Comunque è più d'impatto di quanto molte persone potrebbero uh, sospettare. Quelle guarigioni consistenti di Alistar in fase di corsia alla lunga fanno la differenza. Quindi piano piano potremo vedere tornare verso una barra della salute un pochino più rimpinguata. Però sì, c'è stato quello scambio di Samuel Spell, guarigione da un lato, sfinimento dall'altro. Questo vuol dire una bot lane un pochino meno... un pochino meno passiva di aggressione nei prossimi minuti. Ora... Arriva un altro discorso perché mi piace parlare un po' delle lane nelle fasi iniziali. Abbiamo visto, grazie alla regia internazionale, alla regia coreana, il matchup Victor contro Rihanna. Io ho detto in precedenza, vai a prendere Victor perché vuoi far sì che la eh, lane sia più eh, neutra possibile, nessuno dei due abbia veramente la possibilità di mettere pressione così che il jungle possa fare il drago o fare l'herald con il fatto che tu puoi andarla ad aiutare. Però... Orianna nel teamfight sembra avere quel qualcosa in più, infatti l'abbiamo vista con 17 vittorie contro le 12 nel matchup 1 contro 1. E poi arrivi lì e dici: Non hai tutti i torti, penso un po' al kit di Orianna. Orianna è proprio lì che dice: Io voglio fare teamfight. Eh. E il meta sembra che parli proprio di teamfight in LCK. Già, questi sono due mid laner che nei teamfight del game uh, sanno navigare molto bene uh, le, le circostanze, Orianna. Forse è il grande vantaggio di essere... di richiedere meno impegno, diciamo, meno rischio da parte sua, ecco, sicuramente. Victor, per quanto siano entrambi maghi immobili, uh, Victor ha dei range un pochino più corti e mentre Orianna può affidarsi ai suoi compagni di squadra, tira un alistar, tocca, tiene la palla, va in mezzo al teamfight e io scatenerò la shockwave, Victor deve crearselo un po' da solo. Queste opportunità con i suoi laser, con i suoi attacchi potenziati, con la sua tempesta del caos, quindi... Uh, anche forse un pochino più facile da prendere di mira in alcune circostanze però sì un matchup sicuramente molto tradizionale alla fine quelli sono due maghi che hanno popolato la mid lane uh, dall'inizio dei tempi possiamo dire così c'è il teletrasporto da parte di Solka per andare subito a mettere pressione e non permettere così a BDD di avvicinarsi verso Piochic che è stato visto dalla Ward lead con Arriva anche Life, potrebbe esserci il primo fight e riuscirà oh, a vincere Gleed uh, uh, in questo caso. Lo Smite Fight e Pjogic morirà. First Bolt per Alistar, che grazie al suo Ignite, alla sua Ustione, prova l'uccisione. Ah, uh, bene, ma non benissimo. Anzi, ora che ci penso, nemmeno bene per i DRX. Ma occhio mid. Eh, Clid va subito ad aggredire Solka. Solka non deve utilizzare il Flash per sua fortuna. Il campo gravitazionale ha permesso di rallentare un po' l'azione di Cleed. E quindi di non permettergli di mettere subito ingenti danni. Fortuna per Solka. Non è bene, è malissimo. Potremmo dire perché l'hai vista anche tu. Il drago non è stato preso da Piojic. No, niente drago, niente kill. Concede il primo sangue. L'unica cosa che ti può rendere un pochino più sollevato se sei di Rex. È che la kill se l'è presa Alistar con Lussione. E non magari proprio quell'Olaf per iniziare a snowballare il suo early game. Quindi. Sì, è un po' una situazione dove piangi da un occhio solo, però comunque piangi, non è così che volevi partire uh, nel game 1 di questa serie, anche perché per i DRX alla fine implicazioni di ce ne sono ben poche, si tratta di al massimo salire su quella quarta posizione invece della quinta per avere una sorta di uh, vantaggio nella best of five che troveranno contro i T1, però sì, per il resto non c'è più possibilità di... Puntare alla terza posizione che è stata allocata da almeno Yahoo Life, o forse si riescono a scavalcare, potrebbero persino cercare quel secondo posto a seconda del risultato della serie di oggi. Diciamo che ormai i Direct sono qua più che altro per fare un po' di gavetta, per farsi le ossa in vista di questi playoff, anche perché abbiamo visto sottolineato dei point of the match. Solka ha affrontato tre mid d'eccezione Showmaker, Faker, BDD in queste ultime tre serie. E sono termini di eccezione di tre team d'eccezione. E quei team, prima o poi, dovrai andare a passarteli anche nei playoff se vuoi arrivare verso la fine. Quindi è il momento per i DRX di farsi un po' le ossa contro questi team più grandi. Anche visto che questa squadra, come avevamo sottolineato, ha partita, molto bene, ma verso la fine della stagione, performance un pochino meno convincenti. Come ci si poteva d'altra parte aspettare in maniera un po' più consistente da un team che è così giovane. Dove il giocatore più veterano è Pioshik, che l'anno scorso era un rookie. Quindi... Uh, un team molto molto giovane Maravi di Piogic che sta arrivando. Il flash da parte di Rascal per salvarsi, riusciranno? No, il uh, Silence blocca il power-up della Q di King. E questo non gli permette di fare il knock up. Che sarebbe servito poi per una serie di crowd control a concatenazione. Rascal si salva. Guarda me che dice Anche. Io vado anche a guardare verso Real. Così si siamo tutti sicuri e tranquilli. Infatti. Molto bravo Raska a giocare questi trade, ogni volta che King inizia a caricare il decimare, c'è quel grido, c'è quel silence per annullare la carica e quindi danni, controlli rallentamenti. Uh, King deve iniziare a giocare un pochino più di, di prefire per usare più quasi un tuo termine che un mio per <ride> cercare di intuire quando l'avversario sta venendo a interromperlo e richiamare prima la composizione della Q, anche se non canalizza pieno per il knock out, basta un po' di danno, un po' di rallentamento, è meglio che niente. Però no, Rascal è livello 7, sai cosa vuol dire prendere l'Erald con il banchetto, no? no, aspetto? No, 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 no. Eh, prima di tutto un buon pasto perché siamo un. Allora di colazione aspettiamo i 1000 e gnam gnam, gnam 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 gnam. Eccolo là, preso dal Rascal che diventa poco più grande, seconda stack per lui, molto la prima utilizzata su un minion. E più diventa grande, e più fa danno, e più fa male. E più Kingen non diventa più quel tank che dici: Sono tranquillo, vado 1v5, tanto nessuno mi fa niente. Decisamente, decisamente. Tra l'altro, il banchetto sul messaggero è una di quelle stack che non va nemmeno a contare. Per il cap di uh, 6, che tipicamente vi dico per minion. Kingen, ma occhio sulla top lane. E infatti devo utilizzare il Flash Kingen per scappare, non vogliono andare olì i giocatori dei Gen.G. Non c'è il banchetto, quindi non sarebbe stata nemmeno una scelta così saggia. E poi. Comunque hai preso il flash, puoi mettere pressione su quella corsa superiore grazie anche all'Erald se vorrà fare così Clid, ma il primo sangue, anzi la prima morte presa ricevuta da Piogic, ti mette in una difficoltà tale che dici io non posso più essere così proattivo perché devo recuperare leggermente lo svantaggio, non tanto penso più di esperienza che altro. Sì, inizialmente c'era un po' quella differenza eh, che adesso Pioshik è riuscito a colmare perché lo vediamo addirittura a livello 8 Infatti. contro il livello 7 di Cleed. Quindi, da quel punto di vista, ha saputo riprendersi abbastanza bene. È però sempre la percezione di sì, aver perso quella prima mossa sul drago e farselo praticamente rubare sotto il naso dagli avversari. Con poi Cleed che va a raddoppiare anche sul messaggero. Quindi, la presenza sugli obiettivi in queste rigame, purtroppo, non va a favorire molto i DRX. e Pioshik ha un po' il timore di dover accumulare ancora di più per evitare che succeda nuovamente una cosa del genere adesso però il secondo drago è appena arrivato sulla landa e subito si muovono verso l'obiettivo mentre sulla mid lane BDD cerca il trade cerca il trade con l'onda d'urto BDD prova a correre, a riprendere l'avversario uh. ora prende difficoltà e deve flashare drago preso, arriva anche il trasporto da parte di King e proverà sicuramente l'ingaggio in questo momento contro i suoi avversari, devono scappare arrivato anche il trasporto da parte di Rascal che con il silenziatore, con la sua W va a silenziare l'avversario, e quindi non può esserci il follow up. Kill quasi presa dai DRX che meno male hanno preso il drago. Già, già, per fortuna è un pareggio quindi di risorse sulle stacche elementali. Ma molti rischi corsi in quel follow up. Molti rischi corsi anche sulla mid lane perché BD sembrava essere in posizione di controllo totale. Poi alla fine è stato Solka a costringerlo al flash difensivo. Quindi quello è vantaggio di DRX sulla mid lane. Il teamfight è un po' pericoloso. Becca se l'è vista veramente grigia per qualche attimo, ma è riuscito a sopravvivere alla carica esplosiva. E quindi, a conti fatti, DRX, drago e niente di concesso. Quindi, molto contenti di come è andato questo scambio, anche se uh, con delle tempistiche un po' forse affrettate, immediatamente sullo spawn del drago, senza assicurare grandi vantaggi per la loro squadra. Ma i Genji non hanno reagito abbastanza in fretta e tanto meglio per i DRX che. Si sono fatti avanti su quell'obiettivo. Adesso, Genji, grazie anche a questa capocciata del messaggero, si porterà a casa un po' di corazze per BDD su questa corsia centrale. Il che li porta su questi 700 circa gold di vantaggio. Ma uh -huh. vediamo come la situazione evolve. Perché potrebbe esserci persino una, una minaccia di dive sulla top lane. Non so se l'ha visto Piojic l'avanzata di Kled e Rascal, L'abbiamo visto proprio che stava ricollando all'interno del, eh, del, del Bush nella zona del uh, blu del potenziamento blu e quindi probabilmente King ha saputo che c'era il rischio e è rimasto il più lontano possibile dal torre comunque uscire la wave permette in questo caso a lui di non trovarsi in una situazione di dive uh, non parliamo così tanto da corsia superiore non tanto perché eh, non ci piace quanto più che qui si continua a dare santa ragione ma alla fine rimangono tutti e due pieni di vita è la classica storia di tank contro tank è quella cosa che poi arriveremo a fine partita guarderemo il grafico dei danni e diremo come hanno fatto Sion e Cho'Gath a fare così tanti danni in questa partita, sono dei tank e poi ti ricordi che hanno passato 15 minuti in corsia a spammarsi abilità l'uno sull'altra a prendersi schiaffi in faccia senza veramente avere nemmeno quel kill potential veramente letale che vorresti contro il tuo avversario in qualsiasi contesto quindi decisamente eh beh, è un po', è un, è un po il, la, la vita del top laner Uh, isolato, che ti scambi colpi con il tuo avversario e devi stare comunque molto attento perché uh, ogni singolo errore può essere veramente pericoloso per poi come va a impostarsi la corsia e il vantaggio. Ma finché te la giochi al pari del tuo avversario, non c'è veramente molto di cui aver paura. Tra l'altro. Noto adesso Kingen con una build un pochino peculiare, si vale della come Diona e Dionia e Lacrima della Dea, quindi una build che comunque punta sempre di più a quello spam di abilità, forse anche per stare un pochino dietro a Chogat che ama farlo così tanto, visto che anche il sustain di mana dato dalla sua passiva dal carnivoro, uh, Sion ovviamente niente del genere, deve fare affidamento a un oggetto come Lacrima della Dea per non rimanere a secco. E anche il fatto di avere i gambale di Ionia. Comunque. Le scarpe di Ionia gli permette di spammare più spesso le sue abilità. E questo, come dicevi anche tu, uh. Piogic, flash, aggressione. Subito insieme anche a Becca. Kill presa da Piogic, il flash dalla zona dei Raptor ha fatto partire il tutto ed è riuscito. Con o Piogic a rimanere sotto torre fino all'ultimo. Wow, uh, decisamente inaspettato un. Una Ferrari è arrivata oltre quel muro, Flash in corsa rapidissima con quel camtank già pronto dalla sua. BD ha pure letto l'intenzione, ha trovato una Shockwave per cercare di allontanare un po' quell'Udir da sé, ma non è affatto bastato. Con l'ingresso anche di Becca i giochi si sono chiusi abbastanza in fretta. E guarda l'IDRX, ormai stanno chiudendo sempre più le distanze con il gold dei loro avversari. Con questa kill, finalmente hanno pareggiato almeno quella risorsa. Però a livello di Forum se la stanno cavando molto bene, soprattutto su quella mid lane. Sì, è stato molto bravo. Solka, secondo me, ripeto, ad avere la peculiarità di dire: Io farmo, continuo a farmare. Quello che devo fare è farmare. E non so se ho detto bene la parola: farmare. Si è <ride> visto molto spesso da parte dei Victor non essere così proattivi nel teamfight, ma più muoversi ad eh, aspettare, possiamo dire, il momento giusto in cui possono andare. Spezza passi, oh oh. è arrivata anche il Ragnarok da parte di Glead. Jogic morirà sotto i colpi dell'avversario. Prendere la solo kill Clid, peccato davvero perché sperava BDD insieme a Rascal di prendersi un assist e quindi gold importanti per pareggiare i conti. Eh no, ma Clid ha fatto proprio... No, no, grazie, guarda, ci penso io, ci penso io, non c'è bisogno, gentilissimi, eh, però questa è la mia rivalsa personale. È sempre bello da jungle quando riesce a solo killare in jungle l'avversario, già quel ruolo è così finemente bilanciato, nel senso che qualsiasi cosa può andare a sbilanciare un, un preciso scontro e trovare una solo kill contro il tuo diretto avversario è una di quelle cose. Clid adesso sarà molto minaccioso nei confronti di Pioci che abbiamo già visto giocare molto bene con questo Ragnarok contro la forma orso di Pioci che ha cercato di voltarsi, stunnarla un attimo per poi cercare la fuga ma Clid bravissimo sulle reazioni, ottimo spezzapassi, ottime asce per trovare l'avversario, ottimo Ragnarok per impedire, quegli stornimenti, quei controlli, adesso può convertire tutto questo in altri obiettivi preziosi. Drago acquisito, il primo della montagna per Genji ma sarà molto prezioso perché all'interno della composizione vediamo comunque Chogat, vediamo Alistar, persino Olaf potrà andare facilmente su molti oggetti di resistenza e beneficiare quindi di quelle statistiche difensive bonus. Logic ha anche un piccolo problema, il fatto di essere totalmente visto dalle varie ward dei suoi avversari e guarda là. Turbo è Arrivata subito il flash e la kill. Presa in questo modo. Pulito, pulito. Qua eh, la vendetta dei Genji. Che forse sì. BD, anzi, Clid, un po' corroborato. La Birdì che ha detto, l'ha proprio sguinzagliato contro lui. Se l'è un po' legata al dito. guarda, mi ha solo killato. Hai sentito? Hai sentito l'ultima notizia, Clid l'ha presa sul personale. Uh, qua, diciamo: non si toccano, i miei amici. No, esatto, grande fedeltà. Uh, buono scambio anche sulle corazze d'early game, 480 gold conquistate di Gen.G, 0 uh, per i DRX, nonostante quella corazza sia caduta, perché purtroppo è caduta al vuoto, al vento, nessuno era nelle vicinanze per raccogliere il gold. E Piogic ha un piccolo problema, il fatto che non riesce mai a avere pressione, non riesce mai ad arrivare prima dell'avversario sugli obiettivi, e questo permette proprio a Clide di avere quel... Piccolo vantaggio, lo abbiamo sempre detto, Olaf dopo eh, il nerf che ha ricevuto la succhia sangue, se non è in netto vantaggio va poi a perdere sempre di più andando avanti nel game. Quindi deve avere questa idea di essere avanti, di gold, anche di livelli se riesce. Wow! Oh, oh, oh! Questa è un'interazione molto interessante. La mm. midlane ci volevano riprovare ma mi sa che... Mi sa che è un pochino più difficile chiudere su questa Orianna adesso che ti vedi arrivare da distanza, adesso che non è più quel flash per saltare oltre il muro dei Raptor, eh? Eh Udyr, come, vuole, come lo mettiamo adesso? Però molto bello sì quello che è successo sulla corsia inferiore, quello è uno dei grandi pregi di Tristana, quel salto razzo, finché è ancora nella fase dove sta caricando il balzo, non può essere interrotto, può essere interrotto soltanto quando Tristana è in aria. Quindi molto bravo Ruler a giocare in maniera quasi perfetta con le tempistiche per rendere vano quel barile esplosivo. Nel frattempo la build della corsia centrale è più o meno uguale. Il fatto di avere quei minioni in più permesso a Solca di recallare, di richiamare in base e prendere un minimo di difese che comunque fanno comodo, soprattutto quando pensi di avere una line face molto stabile, comunque eh, passiva, possiamo dire, senza avere eh, grossi gank, anche se abbiamo visto la kill presa proprio su BDD e pensare di fightare mid laner contro mid laner è uno scontro quello di mid laner che vedremo esprimere il massimo potenziale soltanto in quei team fight è una cosa di cui stiamo parlando che hai menzionato appunto già dalla fase di corsia è che entrambi questi campioni aspettano il team fight per mettere in mostra il meglio di sé e d'altra parte con tutte quelle abilità ad area con tutto quell'AOE, con tutti quei controlli è lì che puoi veramente metterti in mostra uh, nelle migliori delle opportunità. Per il resto sì, diciamo che ci sono intenzioni diverse su altri specifici ruoli. Perché per quanto top lane, vediamo praticamente una build identica tra i due campioni. Fatta eccezione per appunto quelle scarpe e la lacrima che King ha scelto di selezionare. La giungla forse ha differenza più grande per le intenzioni dei campioni. Anche se Olaf parte sia un po' più aggressivo. Ma poi lo vedremo tornare verso un'identità sempre più tankosa. Come già sottolineato da quando quel succhia sangue non c'è più. Olaf... O parte bene snowballa, ma comunque prima o poi dovrà ritornare sulla resistenza per evitare di essere troppo fragile e troppo facilmente eliminato, visto che il suo Sustain è stato colpito duramente. Continua a darsi santa ragione da una parte all'altra, però non arrivano vere e proprie uccisioni. Lead non vorrà probabilmente utilizzare il suo Herald in questo momento, dato che è ancora a metà del tempo e rasca ha totale controllo della posizione. Andranno a distruggere Grazie grazia minion, grazie agli attacchi eh, di Chogat. La prenzi, Gentiluomo, che è un gentiluomo, e dice: Io non voglio avere il 2 contro 1, io voglio solamente fightare da buon gentiluomo 1 contro 1. Allora Clide dice: Ok, prendiamoci la torre mid. E ti devo dire? Molto, molto gentiluomesco da parte sua, come hai sottolineato. È un, uh, un onesto duellante, Per oh, Perbacco. Mi viene da dire può far e lì saremo passati a persone un po' più piccole di Ryogat in questo caso, perché staremo parlando dei puffi. E, <ride> e quindi niente, comunque presa la torre mid, presa la torre top. Tutte e tre, anzi, tutte e due le torri in corsia in, in centrale e superiore le prime torri sono state prese, e quindi gli dà ancora più possibilità di andare aggressivo. Ho visto in mm. realtà, ho detto ok, arriva il fight. No. Ok gli scontri, il fight potrebbe arrivare ma torna questo drago, guarda quante persone si stanno raggruppando Infatti Rascal approva subito l'aggressione, 1100, il drago viene preso, ora possono arrivare con l'ingaggio grazie a Life Tempesta del causa che potrebbe partire da un momento all'altro, forse in questo momento da Rascal è stato bloccato Subito Barile esplosivo, istinto di wow. città, la kill per i ragazzi dei Direx. arriva ma sul su ruler poi viene subito contro. Contrapreso con Becca, Piojic potrebbe ripartire subito alla carica, non viene preso, ma i danni che ha messo Solka sono serviti e quel barile esplosivo è stato fondamentale. Wow! I DRX qua si sono inventati veramente un'azione fenomenale, non vedo l'ora di sottolinearla nel replay perché hanno giocato perfettamente attorno all'identità avversaria e oh oh... Oh, oh, BDD. Ah, Piogic. Uh, Piogic? Uh. Oh, oh, eh, Piogic ora, però, ha un piccolo problema. Uguale, onda duro. Oh, uguale, no. torri che oh. ti colpiscono. Uguale, morte. E King. Oh. Flash. Ok. Possiamo parlare, okay. Ragazzi? ragazzi? Ok, Prego. ok. Sembra esserci un attimo di, di tranquillità. Uh, wow, non mi aspettavo quel, quel turn da parte di, di BDD. Che sembrava veramente essersi teletrasportato in una spiacevole posizione. Invece fantastico nel giocare con i rallentamenti e con i controlli attorno all'udir avversario. Qua però, appunto, voglio sottolineare Ruler, voglio sottolineare quel lume che Becca ha appena piazzato oltre il muro per uh, mettere in mostra la conifera esplosiva, dove Ruler si era andato a rifugiare per cercare di fare DPS da una distanza sicura, ma l'azione coordinata è stato Becca, che flash oltre il muro, lancia Ruler sul, sulla pianta e... Um, Pioshik che flascia oltre il muro sulla pianta, la autoattacca per lanciare Ruler nel fiume. Quella è stata un'azione coordinata, veramente fantastica. Ruler che voleva soltanto mettersi al sicuro e attaccare dalla distanza, improvvisamente si è trovato spinto dritto tra le fauci del team avversario. Uh, per quanto il fight poi sia uscito in maniera paritaria, anzi con i Genji che raccolgono il drago e poi quell'uccisione l'uccisione nelle mani di BD sulla corsia centrale. Quello è decisamente qualcosa che non mi aspettavo. Quello è un segno di creatività veramente notevole da parte di Direx. Non so se la regia ti ha fatto capire bene una cosa però. E avere Rascal a 10 stack e avere, anzi a 9 al tempo, e avere comunque preso la kill su Piochic, ha subito fatto partire l'iterazione del Ah, c'è il Baron! Ah, abbiamo un doppio Smite! Perché no? Eh, me ne sono accorto anche un po' tardi perché... Inizialmente era inquadrato Cho'Gath che è così grande che non si vede nemmeno il buff del barone praticamente sotto lui, devi stare veramente attento uh, a notarlo. Però sì, c'è un barone, ci sono ormai quasi 4000 gol di vantaggio per la squadra dei Gen.G e quel Cho'Gath sembra essere sempre più titano colossale uh, di anche quello che vorrebbe essere Sion. Dall'altro lato purtroppo un po' meno resistenza, un pochino meno uh, presenza nel teamfight. Rascal in quello scontro nel fiume l'abbiamo visto assorbire così... Tante Potrebbe attenzioni del team. Nemico. Fight. Vediamo ciu ciu. se arriva con la ulti di Sion e prova a dividere il team in due, ma non c'è un vero e proprio follow-up. Ingen riesce a scappare, spezza passi, barile esplosivo e non va a fare nient'altro che a spostare lateralmente Ruler e BDD. Situazione di stallo. Volevano partire ma non ci sono riusciti nel vero e proprio follow-up. Ingen si avvicina. Il suo decimare non va a colpire l'avversario e quindi non c'è la possibilità di ingaggiare. Lo vogliono fare perché sanno che quel rascal non può essere bloccato, non può essere fermato se ci vanno solo uno o due dei giocatori degli Erex con ripresa in corsia inferiore. L'assedio è anche abbastanza difficile da portare avanti per i Gen.G perché siamo comunque a 25 minuti, non ci sono così tanti oggetti ma... Se vuol dire che non ce ne sono tanti per aggredire, vuol dire che non ce ne sono tanti Oshin. nemmeno per difendere. Anzi, forse ancora meno. Yoshi nel frattempo sulle retrovie cerca una chiusura sui carry nemici, ma temo che non riuscirà a trovarla prima che i Gen.G. conquistino questo inibitore. Infatti, ecco che cade quello della corsia centrale, mentre... Oh. Guarda quel Cho'Gath, è così grosso, è così grosso! È così grosso e cattivo che permette proprio ai Gen.G. di prendersi anche questo secondo inibitore, che qui di Rex Alex... Non stanno perdendo di kill. Questo mi sembra un. Posso dire coriano old style? Dove vedevi due kill a malapena e uno <ride> dei team vinceva perché metteva così tanta pressione che gli USA dicevano: Che facciamo noi qua? Beh, ma in effetti sembra, un proprio, sembra proprio quello no? È anche se non ci sono così tante uccisioni anche se non c'è una dominazione totale a livello di gold la senti la presa che i Gen.G hanno su questa partita è una morsa hanno proprio il braccio serrato attorno alla gola dei loro avversari e i DRX hanno davanti a loro sì delle scelte ma la sensazione è che ogni scelta sia quella sbagliata soprattutto perché come puoi cercare di avanzare contro questo Cho'Gath e pretendere di avere una vera e propria minaccia a meno che non lo stai focussando con 5 persone per secondi e secondi e secondi. Guardalo, sta correndo in faccia a tutto il team nemico, quasi provocandoli all'aggressione. Uh, la Q di Rascal non va a segno. Hanno preso posizione i giocatori dei DRX, ma non riescono a mettere il punto esclamativo. E eh, Drago che potrebbe valere da solo. Oh! Subito l'aggressione! Onda d'urto! Tutte e tre giù per terra. Creed prende la prima uccisione. Poi Kingen va ad andare verso la backline. Ma non servirà perché sono morti tutti quanti i giocatori dei Rex soprattutto quella backline composta da Bao. E qui il teletrasporto per scappare. Piogic che prova! Ma non riuscirà a fare nient'altro se non happy fit! Uh, ci riesce in qualche modo, ma. Oh. Ah, scusatemi! Che è solamente BDD col teletrasporto. Scusatelo. Eh, niente. Ci hai provato, Pioci. Qua alla fine niente da fare. I Genji conquisteranno Kill, Drago, Anima. E infine anche la base nemica. E quel Chogat è ancora così gigante. È ancora così maestoso. Non possono farci assolutamente niente se non cadere uno dopo l'altro. I giocatori uh -oh. De Direx. Onda d'urto su ben tre persone. Sembrava la fine. Uh. Rascal che rimane in sotto la fontana per 3 secondi. 3.000 danni così. Salute! Alla fine chiude la eh, Si è pure mangiare! <ride> sarà... No, vabbè! GG! E hey, i Genji! Primo game finito con una bella scorpacciata di nemici e E Muro. In mano a loro. Oh no. <ride> la ciliegina sulla torta quel banchetto finale. Eh. Sono un po' indeciso se, se canticchiare attacco dei giganti o Jurassic Park in questo caso, devo essere sincero. Perché. Visto per che siamo nel futuro, visto che siamo così, ormai è finita qua, è finita non la stagione, non lo so. Fammi un po' attacco dei giganti. No, no, no. Beh, no, non so vuoi, che. vuoi tirare fuori la tua parte canora? Va bene. No, non ancora, non ancora, è presto. Diciamo che non ho ancora riscaldato bene la voce. Non voglio. Vorrei beh, evitare beh, brutte bene. figure di prima mattina, ma poi, comunque ormai. Um, qua sul canale siamo tutti grandi appassionati di Sasage io, soprattutto i nostri vecchi follower quindi non c'è nemmeno bisogno che sia io a portare quella, quel potenziale, sono sicuro che ci penserà la chat beh quando si vede un gioco del genere penso che pff, non ci fosse movimento tridimensionale che regga, la nuca era ben protetta, quello era un titano veramente difficile da abbattere eh, Poco da dire su questo Game 1, poco da dire se non... Mi sa che quella top lane va, va smossa un po' di più, non si può cercare di rimanere in quel matchup tank contro tank perché Rascal è diventato assolutamente una furia, quel Chogat è stato impossibile da gestire nelle fasi più avanzate di gioco e il resto della mappa, per quanto Midlane se la fosse cavata abbastanza bene, uh, Solka alla fine non ha sofferto il matchup contro BDD, anzi ha persino minacciato lui stesso in alcune circostanze, poi arrivati nei team fight è stata quasi proprio in più una frontline difference I Carry, quelli di entrambi i team, erano in realtà se ne tappati bene per il successo, ma avere un Chogat che può semplicemente mettersi davanti al team avversario e tipo usare finché uh, i propri alleati non fanno piazza pulita di tutti i nemici decisamente un'altra storia. Tant'è che persino in quel fight sul fiume dove Becca si era inventato quella folle azione con il barile per spingere Ruler in mezzo al team avversario uh, è servito comunque a poco. Anche perdere quella tristana non ha fatto perdere ai Gen.G il loro potenziale offensivo, ma soprattutto difensivo. Genji, che sono riusciti nei momenti giusti, tutto con quella prima kill su Kyoshyk, a non tanto snowballare, ma a far sì che Clid non rimanesse indietro. E alla fine tutti i suoi compagni a continuare ad avanzare sempre di più. I Direx non hanno mai avuto una vera e propria idea di volersi proporre, che era comunque, come abbiamo detto anche noi, in corsia inferiore. La cosa giusta da fare perché sai che Kaisa deve assassinare la backline. E se non riesce ad arrivare a quella backline, se non riesce ad assassinare nel 2v2 il diretto avversario, allora vai lì e dici: Che mi metta a fa con Kaisa? Niente. Sì, in effetti, quello è un po' il problema. E tra l'altro, l'avevo menzionato in partita, hai visto i due top laner più danni dei rispettivi a carry Quindi dici: co Cosa. Com come? Beh, le fasi di corsia dove sono continuati a prendere a schiaffi, teamfight dove comunque la loro presenza probabilmente l'hanno fatta sentire comunque meglio degli AD Carry, che potevano sì cercare di attaccare chi fosse a... a portata, ma i tank facevano un po' quello che volevano, e uno dei due tank faceva un po' più quello che voleva dell'altro. E non era nemmeno Mundo, quindi non andava nemmeno dove voleva. Però con tre draghi della montagna accumulati nell'intera partita... Difficile, difficile puntare a una eliminazione e a un follow up. Devo dire, qua grande lode, la topside dei Gen.G. Una bot side un pochino più invisibile, ma nemmeno per Lord Più per il fatto che è difficile vedere qualcuno quando c'è un Chogat così grande che ti copre la vista. Soprattutto la cosa che ti fa pensare è il fatto che quel Chogat era così grosso che quando dicevi dove vado, provo ad andare su Rascal. Sì, ma non abbiamo i danni. E allora come diamine facciamo? Eh, quello è il problema, quello purtroppo è il problema. A un certo punto devi, devi renderti conto che è richiesto veramente un, un qualcosa di decisivo, un qualcosa di netto. Questo ultimo teamfight, bellissimo il setup di life e BDD con una bellissima combo combo, con la ball delivery system che funziona perfettamente. E poi il resta pulizia, resta prassi. Um, sto anche già iniziando a pensare. Forse per, uh, per il player of the game, beh, è difficile vedere qualcuno diverso da questo Chogat. Uh, ormai direi che la sua edit è stata abbastanza chiara. Forse BDD, che comunque ha avuto una grande performance con Orianna un sacco di danni, delle belle shock e in Fight. Ma sicuramente solo laner di Genji, le star dello show quest'oggi. possiamo certamente far notare come i due solo laner sono stati bravi a gestire la loro, la loro linea la loro corsia per poi tramutarla in dei fight che hanno raccontato le gesta di loro due in tutta la loro bravura ma siamo arrivati a fine del game 1 quindi come non dare appuntamento dopo la pausa al game 2